Telmo Pievani, buongiorno. Buongiorno a voi. Bentornato qui nel posto delle parole. Telmo Pievani ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche al Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Sarà presente al Festival Bergamo Scienze, già stato ospite nei giorni scorsi, domani con un appuntamento, domani e domenica 15 ottobre, un appuntamento intitolato I motori della vita. Ma i motori della vita che ci racconterà Telmo Pievani sono dei motori molto particolari, ecco, quali sono questi motori? Beh, sono motori inaspettati, nel senso che sarà un dialogo con Paul Falkowski, che è un grande scienziato, un biologo, per la precisione un microbiologo, cioè americano, e anche un oceanografo, è uno che studia la vita microscopica, appunto, cioè quella dei batteri. E il punto di vista sarà sorprendente perché racconteremo come, diciamo, noi non saremmo qui se non ci fosse stato un lungo lavoro di preparazione da parte di questi umili organismi che non consideriamo mai e che in realtà hanno preparato il terreno per un pianeta Terra che potesse ospitare anche la vita più complessa come la nostra. Quindi attraverso le loro attività hanno immesso per esempio l'ossigeno in quantità sufficienti nell'atmosfera per poi farci respirare con la fotosintesi, hanno cambiato letteralmente la vita sulla Terra e ancora oggi ne dipendiamo, tra l'altro perché ce li abbiamo dentro di noi. Noi siamo abitati da migliaia di specie batteriche che abbiamo nella bocca, sulla pelle, nell'intestino e senza le quali noi non potremmo sopravvivere. Quindi è un punto di vista un po' particolare per capire che nell'evoluzione ci sono organismi molto complessi e intelligenti con un cervello e un sistema nervoso come noi, ma poi ce ne sono altri molto più semplici e umili, ma che in realtà fanno un lavoro per noi fondamentale. Questo lavoro fondamentale di questi operai che abbiamo tutti quanti dentro il nostro corpo e sono per l'appunto delle presenze molto molto piccole, infinitamente piccole, che necessariamente devono convivere insieme con noi, altrimenti la nostra vita non sarebbe possibile, Telmo Pievani. Beh, è come sempre nell'evoluzione, è un equilibrio instabile, un equilibrio dinamico, lo vediamo proprio nella nostra salute, no? Perché questi batteri che stanno per esempio dentro il nostro intestino, noi li abbiamo sottovalutati a lungo in campo medico, si chiama microbioma, cioè proprio tutta la vita, no, che c'è dentro il nostro intestino e non soltanto, l'abbiamo sottovalutata perché la davamo per scontata, in realtà è la sua salute, il suo equilibrio, le sue oscillazioni sono importantissime per la nostra salute. Un tempo pensavamo soltanto per la digestione, in realtà oggi sappiamo anche per il nostro umore e in generale per la nostra benessere generale. Quindi quando questo microbioma si impoverisce ci crea molti problemi, oppure quando è dominato da qualche specie batterica cattiva, aggressiva, perché poi i batteri non sono né buoni né cattivi, ovviamente fanno il loro mestiere, ci mette in grossa difficoltà. E questo è un messaggio secondo me molto importante, perché noi siamo grandi, grossi, complessi, intelligenti, ma poi siamo messi in scacco continuamente da batteri e virus che hanno delle strategie evolutive molto semplici ma molto efficaci, che è quella di parassitare l'ospite, di approfittare dell'ospite per proliferare e quindi metterlo in difficoltà, a farlo ammalare. Questo è una cosa molto importante dal punto di vista evolutivo, perché oggi la medicina ha imparato che dal microbioma si può avere molte lezioni importanti proprio sulla medicina, sulle terapie, sul nostro benessere. E qui non andiamo a toccare semplicemente il discorso che tutti quanti noi, me compreso, da questo momento in poi diciamo non sappiamo come reagire al raffreddore, allora ci riempiamo di prodotti. Ecco, non è solamente una questione di semplice raffreddore, ma se ho ben compreso, Telmo Pievani, parlando di microbioma, parlava anche di cose molto molto complicate, molto serie, che procurano grandi difficoltà all'esistenza delle persone. Beh certo, facciamo un esempio molto concreto che riguarda la vita di tutti noi e forse anche di molti di noi quest'inverno, quando ci verrà forse l'influenza. Se noi attacchiamo, no, questo nemico che a un certo punto ci colpisce usando antibiotici in modo sconsiderato, per esempio, che cosa stiamo facendo dal punto di vista evolutivo? Li stiamo attaccando
attaccando, stiamo creando una pressione selettiva che sconfigge quel batterio, ma con ogni probabilità ne sconfigge anche molti altri che sono buoni, e quindi tende a impoverire molto la flora batterica. Ecco perché poi prendiamo gli integratori insieme con gli antibiotici. Non bisogna però assolutamente abusare degli antibiotici, perché alla fine rafforzano, è un paradosso ma è così, rafforzano i batteri che tendono a sviluppare delle resistenze, cioè imparano ad aggirare l'attacco degli antibiotici. Purtroppo ne girano già di molto pericolosi, che hanno imparato a resistere a molti antibiotici, e questa è una strategia evolutiva loro, che ci mette molto in difficoltà, con il risultato che abbiamo dei ceppi batterici per sconfiggere i quali dobbiamo usare delle addirittura miscele di antibiotici sempre più potenti. Gli evoluzionisti chiamano questo processo in modo un po' bellico, corsa agli armamenti, no? Perché tra noi e loro è una sorta di corsa agli armamenti, che però è pericolosa, nel senso che alla fine poi c'è il rischio che vincano loro, perché sono molto più flessibili e mutano molto più rapidamente di noi. Quindi, per farla semplice, è sbagliato, diciamo, ci insegnano, diciamo, queste scoperte, che è sbagliato abusare degli antibiotici. Vanno usati naturalmente tutte le volte in cui è necessario intervenire, ma se è possibile certe volte intervenire diversamente e risolvere il problema, è meglio fare così. Termo Piovani, stiamo parlando di cose che preoccupano le persone, il loro fisico, la loro salute, ma qui il tema della microbiologia ovviamente non si occupa solamente delle persone, delle piante, degli animali, e quindi anche per le piante c'è lo stesso discorso da fare. Assolutamente sì, e questo, come dire, le piante vanno a costituire quell'ecosistema silenzioso. Anche questo è totalmente sottostimato, perché non lo prendiamo in considerazione, ma che è importantissimo. Tra l'altro l'evoluzione è cominciata proprio con le prime piante acquatiche, in realtà erano degli organismi molto semplici, anche quelli unicellulari, poi hanno conquistato la terraferma, e anche loro hanno garantito la preparazione delle condizioni per la nostra vita. Noi dipendiamo dalle piante, noi pensiamo di averle addomesticate, in realtà lo abbiamo fatto usandole, no? Selezionandole artificialmente, il riso, il frumento, il grano e così via, il mais. In realtà noi dipendiamo dalle piante, non dimentichiamocelo mai, perché con le piante ci mangiamo, ci nutriamo, ci vestiamo, e tutta la nostra vita è impregnata di materiali vegetali. E oggi i nostri ingegneri più intelligenti mimano le piante, copiano, imitano le strategie delle piante per trovare delle tecnologie sostenibili, verdi nel senso non soltanto che si richiamano alle piante, ma verdi nel senso che consumano meno energie e sono molto più sostenibili per il futuro. Quindi dalle piante e dai batteri e dalle loro interazioni, dalle loro simbiosi, come si dice, abbiamo ancora tantissimo da imparare, perché le abbiamo ancora studiate troppo poco. Piante, ma anche gli animali, quindi tutto quanto per racchiuderla in un solo argomento, Telmo Piovani, tutta quanta la natura è, per così dire, attraversata, se non dominata, da questi microorganismi, ed è proprio questo che fa parte, per un certo aspetto, da un punto di vista negativo, ma dall'altro, visto dal suo punto di vista di studioso, di un aspetto in ogni modo evoluzionistico, perché tutto questo non deve essere slegato dall'aspetto dell'evoluzione. Esatto, e questo è un po' anche il significato dell'incontro poi di domani, perché la medicina, e questa è un po' una mancanza nostra, non ha sufficientemente tenuto conto delle dinamiche evolutive. Sono due mondi che non si sono parlati fino adesso. Adesso finalmente è nata la medicina evoluzionistica, ci sono studiosi che cercano di mettere insieme questi discorsi, queste competenze. È molto importante che i medici del futuro conoscano l'evoluzione, proprio perché ti permette di conoscere meglio il nemico, cioè quel nemico che ci attacca e che ci fa ammalare, i batteri, ma noi oggi sappiamo addirittura che anche i tumori, la tumorogenesi, la nascita, la crescita, la proliferazione dei tumori ha una logica evolutiva che va capita, e quindi per sconfiggere il nemico, come dicono sempre i saggi da tanto tempo, devi capire la sua logica, devi conoscerlo in modo da sconfiggerlo, quindi l'evoluzione ci aiuta. E poi c'è un altro aspetto molto importante del futuro, che noi oggi nei nostri laboratori siamo capaci di ricostruire in laboratorio dei batteri e di ammaestrarli per far loro quello che vogliamo. Questo sarà molto positivo, molto attraente per tante ragioni, sintesi dei farmaci, nuove terapie, ma potrebbe anche essere un po' rischioso, nel senso che produrre batteri artificiali
e metterli in natura, secondo alcuni, potrebbe essere un pasticcio. Quindi dobbiamo vigilare poi anche sugli utilizzi buoni ed evitare quelli pericolosi di queste nuove tecnologie che utilizzano i batteri. Tecnologie, ma non solo tecnologie, perché poi qui la fantasia può viaggiare veramente molto velocemente fino ad arrivare a delle prospettive negative da un punto di vista anche proprio di terrorismo e non solo, perché anche questo può essere parte di questa cosa della ricostruzione dei batteri e di ammaestrarli, farli nostri e quindi poterli disporre come si vuole. I ricercatori hanno coniato un termine nuovo che quando l'ho letto la prima volta mi ha colpito molto, in inglese è dual use research, cioè queste sono ricerche double fast, doppio uso. Ne puoi fare un utilizzo molto positivo per l'umanità, dal punto di vista medico, della soluzione di per esempio crisi ambientali, e allo stesso tempo ne puoi fare, se hai delle cattive intenzioni, un pessimo utilizzo, soprattutto per esempio per guerre batteriologiche e virologiche. E questo però dobbiamo abituarci, perché oggi le biotecnologie sono così potenti da essere sempre più dual use. Per esempio noi oggi abbiamo la capacità ingegneristica di non solo alterare il DNA di questi organismi per i nostri fini, ma addirittura di fare, da un anno a questa parte, di sintetizzare in laboratorio dei genomi artificiali, quindi che non esistono realmente in natura, e di impiantarli, di trapiantarli dentro le cellule di questi batteri. Ed è la cosa incredibile è che questi batteri obbediscono al loro genoma artificiale e iniziano a fare cose nuove, si trasformano. Finora pensavamo, l'avevamo visto questo in qualche film di fantascienza, invece adesso si può fare. Il fatto che si possa fare ovviamente non significa che lo si debba fare, cioè bisogna stare attenti, molto attenti, e soprattutto dobbiamo fare qualcosa che ancora facciamo molto poco, cioè riflettere su chi dovrà decidere di queste tecnologie, chi dovrà avere accesso a queste tecnologie, e soprattutto fare in modo che tutto questo sia trasparente, cioè sia controllato dall'opinione pubblica, non sia privatizzato e non sia invece usato soltanto da pochi e segretamente, perché questo sarebbe la cosa peggiore. Quindi c'è molto da discutere, diciamo, nei prossimi anni di questo. È un capitolo molto importante sulla necessità di gestire la scienza, mentre da una parte, Telmo Pievani, sempre più dal punto di vista politico si vogliono alzare i cosiddetti muri, e sempre più per contro invece la scienza questi muri li abbatte necessariamente, perché la scienza, a differenza della politica, delle altre istituzioni, ha necessità di dialogare, quindi i muri non ci sono. Per essere ancora più in dettaglio, mi corregga se sbaglio, Telmo Pievani, trovare gli scienziati, che ne so, coreani, americani, congolesi, europei, tanto per fare alcune citazioni, che lavorano insieme, credo che sia una cosa abbastanza normale, quindi non ci sono muri da questo punto di vista. Beh, è proprio così, perché la scienza è un linguaggio universale che travalica, trascende tutti i confini religiosi, i confini culturali, di ceto. Se hai delle buoni argomenti, se hai studiato, se sei preparato, puoi fare carriera ovunque. Io negli Stati Uniti, quando lavoravo là, lavoravo in un gruppo di ricerca, i miei compagni di lavoro avevano lingue, religioni, fisionomie completamente diverse. Non era assolutamente un problema, era un dato assodato, scontato, non ci si poneva nemmeno la questione. Il problema però, il lato diciamo interessante di questa transnazionalità della scienza, è che quando però poi si scoprono delle tecnologie che possono appunto essere applicate in modo positivo o negativo, non abbiamo degli organi di controllo transnazionali, nel senso che in questa fase storica le varie potenze regionali possono fare praticamente quello che vogliono, perché è inutile per esempio che, non so, l'Europa faccia una bellissima riflessione bioetica, come sta facendo in molti campi, perché l'Europa è l'ambito più avanzato da questo punto di vista, e decida che una certa tecnologia non va usata perché è pericolosa, perché tanto poi la usano i coreani o i cinesi da qualche altra parte o in altre parti del mondo. E questo è un grosso problema per il futuro, non c'è una geopolitica coordinata della ricerca scientifica, però questo diventerà sempre più urgente da fare, quindi bisognerà trovare il modo per mettersi d'accordo, e che se si decide una moratoria su una certa tecnologia perché è rischiosa, è bene che la rispettino poi tutti, bisogna trovare gli strumenti per farlo a livello internazionale, proprio perché la scienza, come i batteri e i virus peraltro, non ha confini.
Mi scusi Telmo Piovani, però lei parlava poco fa di questi organi di controllo transnazionali, però vorrei riportare a una cosa, spero di non essere fuori tema, sulla scienza e sul rapporto della scienza con le notizie che sono sempre molto difficili da gestire. Mi riferisco in particolare al tema dei vaccini. Ora, il tema dei vaccini è un tema molto importante dal punto di vista proprio di come la scienza deve dimostrare il suo percorso e di come a volte i social network possono invece contraddire, ma semplicemente sulla base del sentito dire e così via, le famose fake news. Da una parte lei mi parlava di difficoltà di organo di controllo transnazionale, ma ancora di più forse è necessario anche gestire queste cose, forse ancora più complesso. Beh, assolutamente sì, questo è un problema secondo me da un lato di gestione politica, però è anche un problema di comunicazione, cioè di intendersi su di cosa stiamo parlando e soprattutto è un problema di capire quali sono le fonti attendibili. La scienza è un'impresa, ripeto, universale, transnazionale, dove è imprescindibile, fondamentale che chi parla sia attendibile, cioè che si abbia una buona reputazione e che ti stia dicendo quelle cose perché in modo disinteressato ha raggiunto dei risultati, diciamo, oggettivi o comunque sempre rivedibili, però sostanzialmente sui quali c'è un consenso intersoggettivo molto, molto forte. E quello che invece sta succedendo oggi con i social network, con questo sviluppo tumultuoso della informazione web online, è che uno in pochi secondi, anche un ragazzo, comunque chiunque abbia, chiunque, diciamo, anche senza una preparazione specifica, in pochi secondi viene sommerso da informazioni contraddittorie, le più diverse, fake news, oppure anche news imprecise. Stiamo perdendo una cosa fondamentale, che è le fonti attendibili, no? Qualcuno che faccia da filtro alle informazioni, senza ovviamente censurare o bloccare alcunché, perché la trasparenza è fondamentale nella scienza. Però nella scienza c'è una cosa che è appunto il consenso. Cos'è il consenso? Il fatto che, per esempio, che sui vaccini i ricercatori di tutto il mondo hanno raggiunto oggi un consenso sul fatto che non fanno male, se non in casi molto particolari che conosciamo e sui quali bisogna stare molto attenti, e che è molto importante usarli per raggiungere quella copertura di massa che li rende efficaci. Quindi la scienza deve imparare in qualche modo ad avere a che fare con questo nuovo mondo, non è che può semplicemente dispiacersi, deve capire che la situazione è questa e quindi trovare nuove modalità di comunicazione più efficaci per far fronte a questi cambiamenti nello stile di comunicazione e quindi far fronte a Dottor Google, che ci permette di avere un sacco di informazioni, che è bellissimo, ma anche tantissima confusione, tantissimo rumore. Telmo Piovani, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in questi giorni sto leggendo un libro di Luigi Manconi sul razzismo e sulle razze, perché c'è un dibattito che mi appassiona molto, a cui posso fare cenno brevemente. Cioè, noi oggi sappiamo, appunto, in virtù dei dati scientifici, che le razze umane non esistono, no? Sono un concetto sbagliato che non ha nessun fondamento. Esistono i popoli, esistono gli individui, ma non esistono le razze umane, tanto usate spesso dai razzisti nel passato e anche nell'oggi. E allora alcuni stanno proponendo di togliere la parola razza dai testi costituzionali. La nostra Costituzione, che è bellissima e meravigliosa, l'articolo 3 usa la parola razza, dice senza discriminazione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza discriminazioni di razza. E allora c'è un bellissimo dibattito su se sia opportuno o meno togliere la parola, visto che il concetto è sbagliato, e sostituirla con un'altra espressione. Allora mi sto un po' consultando, perché appunto mi hanno chiesto di intervenire un po' su questo dibattito legato al termine razza. Grazie ancora per la collaborazione, Telmo Piovani. Ricordiamo Bergamo Scienza, domani l'appuntamento insieme con Telmo Piovani, che ci racconterà i motori della vita. Grazie ancora della collaborazione. Grazie a voi, a presto. Buongiorno.